Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze. Qua sotto in iscrizione al sito www.rinascere.net trovi vari percorsi di miglioramento che ho creato per voi, scegli quello che fa per te. Quando la ragazza è interessata ma non ti cerca. Questo è un errore che può capitare a molti di voi, ovvero pensare che la ragazza sia interessata quando questa comunque non vi cerca. Questa è appunto una contraddizione, perché se una ragazza è interessata, vi cerca, vuole sapere di più, vuole portare avanti una conversazione, vuole evolvere questo rapporto, questa conoscenza che c'è, sta nascendo tra di voi, appunto. Se non lo fa, non è interessata, non può essere entrambe. Quindi attenzione a dire la ragazza è interessata ma non mi cerca perché, e quindi pensare che il problema sia tuo. No, probabilmente non è lei interessata, quindi è suo il problema che non si fa sentire. Ovvio, poi è figlio di un qualcosa che hai fatto di sbagliato, potenzialmente, non l'ha interessata abbastanza, o lei non si sente presa abbastanza. Può essere anche solo colpa sua, cioè lei non è abituata a dover fare l'azione, a cercare il ragazzo perché è sempre stata cercata dagli uomini, dai ragazzi, quindi sta lì, non fa niente, aspetta che sia l'altro. Sta a te in questo caso farle presente che la conoscenza è una cosa che si fa in due, è un cammino che si fa in due al 50%, quindi non può esistere che una persona è interessata ma non fa niente, perché non mi bastano le intenzioni, io voglio anche le azioni. Se una ragazza mi dice sono interessata, perché magari te l'ha detto, ma non fa niente nel concreto, non mi cerca, non porta avanti la conversazione. Se io a un certo punto fermo la mia dialettica, il mio racconto, lei non è capace a portarlo avanti, quindi risponde a monosillabi, va avanti con frasi fatte, stereotipi, perché non è abituata a dare, io mi scazzo, nel senso penso, ma cavolo, sei interessata? Sì, ma fammelo vedere. Non basta dire sono interessata qua dentro o dirmelo a parole, ma se nei fatti non c'è niente, non sei interessata palesemente. Me lo dici perché boh, magari vuoi farmi stare bene, ma non lo sei nei fatti, perché se tu fossi interessata faresti di più. Io faccio sempre questo esempio: una persona interessata che vuole un qualche cosa fa di tutto per raggiungerla. Un obiettivo, un lavoro magari per cui hai studiato, si è preparato, hai fatto colloqui, una particolare abilità che vuoi sviluppare per arrivarci. Quindi il fatto che ti interessi tanto, ci metti tanto effort in ciò che fai. Se una persona ti interessa, te ne accorgi perché ti parla, vuol stare con te, vuol fare cose, vedi che brillano gli occhi alla persona interessata. Una che dice semplicemente sì, sono interessata, ma non fa niente, si contraddice internamente. Quindi analizza bene nei suoi comportamenti se è interessata o se è una cosa che ti ha detto così. E, d'altra parte, verifica se questa tua credenza che lei sia interessata è vera o no. Cioè, è rimarcata da qualche cosa nell'atto pratico, se vedi che effettivamente può essere interessata. Perché spesso la persona, l'uomo, spera che la ragazza sia interessata e la vede e dice: ah, sì, ma è interessata perché mi ha risposto. No, lei ti ha risposto, non ha partecipato alla conversazione. Rispondere è un conto. Anche il muro, se tu lanci una palla, ti risponde rilanciandotela, ma non ti lancia le palle il muro, sei tu che le lanci. Non so se mi sono spiegato con questo esempio. Quindi la ragazza ti risponde, tu ti dici: ah, oh, è contenta, è interessata, mi risponde. No, ti risponde perché tu hai cominciato a scriverle. Quindi le persone sono forzate, tendono a rispondere quando si sentono attaccate in senso, non attaccate in senso fisico, ma ingaggiate. Quando una persona ti parla, tu sei solito rispondere e lei ti risponde o partecipa. Analizza questo prima di pensare se è interessata, perché altrimenti se risponde e basta, non apporta nulla, non è interesse, è semplicemente cortesia. Questo è quanto. Io vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione al sito www.rinascere.net trovate i vari percorsi di miglioramento che ho creato per voi, scegliete quello che preferite. Ci vediamo in un prossimo video.